documentazione relativa anche alle verifiche e alle ispezioni che sono state fatte, come avevo già preannunciato. Cosa ci sono iscritti nel registro degli indagati? Appunto, stiamo completando questi primi accertamenti per poi decidere eventualmente le iscrizioni. Avete deciso che genere di accertamenti dovete fare anche sul posto? Sul posto sarà senz'altro programmato un sopralluogo con l'ausilio del consulente del o dei consulenti tecnici che verranno nominati, questo come primo attività, e poi il consulente procederà ad esaminare i reperti nella speranza di riuscire a rimuovere in tempi tutto sommato contenuti la famosa carcassa della funivia. Dottoressa, cosa si vede nel video? Si vedono gli ultimi metri di percorso della funivia prima che arrivi alla stazione di, appunto, di sbarco, da cui abbiamo potuto verificare quello che già ci era stato riferito, cioè che effettivamente la cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, mancava veramente pochissimo. È la stessa distanza che c'è della cabina giù dalla stazione di giù? E immagino di sì, adesso io non ho l'esatto distanza di quella giù, ma immagino di sì perché le due cabine viaggiano naturalmente simmetricamente. E si vede questo cavo che si spezza, questa fune? Non nitidamente, Max, almeno da quello che ho potuto visionare io. Si vede la cabina che improvvisamente diciamo sussulta e torna indietro. Poi la visuale è limitata solo a quella zona di arrivo, per cui poi a un certo punto la visuale si perde quando si allontana verso il pilone dove poi è precipitata. Scusi, questa ipotesi della forchetta e di questo presunto errore umano, quindi dimenticanza? Fa parte naturalmente degli accertamenti che devono essere fatti. Questo naturalmente non è riscontrabile a occhio nudo da un video, che poi sono video anche, diciamo, non di qualità eccelsa. Però il dispositivo, quello è un dispositivo materiale che nel caso sarebbe stato trovato sul posto, cioè o in alto o giù. Ecco, però siccome tutto è stato coperto e repertato e sarà a disposizione dei consulenti tecnici, noi non tocchiamo niente finché non interviene il consulente, ovviamente. Avete acquisito anche le immagini del giorno precedente dove si dice che c'è stato un guasto? Abbiamo acquisito come posso dire, l'impianto di registrazione. Io per il momento ho visionato solo i minuti che riguardano, i secondi in realtà, che riguardano il momento del sinistro, però abbiamo le immagini di tutto e quindi adesso con i carabinieri le... Ma ci conferma che il giorno precedente c'era stato un blocco? Così ci è stato riferito, sì, si è fermata la funivia e è stato fatto un intervento, diciamo, per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno all'evento del giorno dopo, naturalmente in questo momento non siamo in grado di dirlo. Dottoressa, i due punti cardine dell'inchiesta sono il cavo e il sistema frenante di sicurezza. Lì siamo, come ho detto ripetutamente. Di più non posso dirvi, ma perché non sono in grado di dirvelo naturalmente. Si è parlato anche della possibilità fosse inserita questa forchetta che impedisce alle ganasce di essere azionate. Non so se ne ha parlato inizio conferenza, perché non eravamo per arrivati, scusate. È un meccanismo che fa parte, no, del sistema di blocco o sblocco della cabina. Se sia stato rimosso, non sia stato reinserito, questo naturalmente resta ancora nel campo delle ipotesi, dovrà essere accertato da un esame poi del reperto che è stato rinvenuto. Nei rilievi che avete fatto sulla scena dell'incidente avete trovato qualche elemento che vi possa portare in questa direzione oppure no? In questo senso no, non dico che non l'abbiamo trovato, non sono in grado di dirlo perché, ripeto, non sono analisi che è così a primo acchito certo. Qualunque profano può comprendere, ci vuole un tecnico che intanto capisca che tipo di impianto era in atto e poi eventualmente quali anomalie sono state riscontrate. Si è capito invece a che lunghezza del cavo è avvenuta la rottura? In questo momento no, non sono in grado di dirlo. Il cavo è tranciato a terra a monte del pilone, quindi verosimilmente quello è lo spazio tra la cabina, tra l'arrivo e il pilone, però insomma. Su quanti nomi si sta ragionando circa per i possibili indagati?
questo. Circa, sarebbe, cioè sarebbe, sarebbe, come dire, veramente inopportuno e fantasioso in questo momento da parte mio fare qualsiasi numero, insomma. Se dipenderà anche, dipenderà anche dal risultato delle acquisizioni documentali che faremo nei prossimi giorni. Scusi dottoressa, sempre perché siamo arrivati con 2 minuti di ritardo, non so se l'avete affrontata questa cosa. E quanto tempo ci vorrà? Secondo lei, per avere elementi sull'eventuale iscrizione nel registro degli indagati? Ma io spero, diciamo, di avere un quadro più chiaro nel giro veramente di pochi giorni, però lo dico anche perché così mettete il cuore in pace e non venite ogni 5 minuti. Sì, sì. La documentazione che verrà acquisita sarà notevole, anche come mole, quindi insomma deve essere esaminata con attenzione, perché immagino che tutti voi sappiate, facendo cronaca giudiziaria, che anche poi le modalità con le quali eventualmente una persona deve essere ascoltata cambiano a seconda del fatto se sia persona informata sui fatti o persona che possa essere indagata. Quindi io, prima di procedere in questo senso, voglio essere sicura di sapere a che titolo devo sentire. Motivo per cui, tra l'altro, non state ancora sentendo i dipendenti che erano al lavoro quel giorno? Questo non significa che poi tutti i dipendenti... No, però dovete... Perché anche oggi ascolterete delle persone, no? Ha detto prima. Stiamo valutando appunto se possiamo cominciare a raccogliere delle dichiarazioni di persone che pacificamente erano soltanto persone eventualmente a conoscenza dei fatti. Ecco. Non vi dirò naturalmente né chi né quando. Avete affidato le perizie? Eh no, appunto, dico, tutta questa attività è prodromica poi all'affidamento eventualmente del carico consulente tecnico. Sulla proprietà dell'impianto invece avete capito qualcosa di più? Anche questo dobbiamo chiarirlo, perché appunto c'è stata questa, ormai è nota, insomma, questo previo, ormai risalente, accordo per cui la regione avrebbe ceduto la proprietà al comune. Non è chiaro adesso a che titolo, se questo sia avvenuto completamente, se ci sia una condivisione quantomeno anche sotto il profilo, diciamo così, di finanziamento, di contributo alle spese di mantenimento della funivia, dell'impianto. Insomma, la vicenda ha profili di complessità che si stanno rivelando, diciamo, ogni giorno un po' più delicati. Ecco. Questo, fra tutti questi profili di complessità, qual è quello che più, diciamo, sta avendo peso nelle vostre indagini? Quello o quelli? In questo momento è quello che, anche da un punto di vista processuale e logico, è il primo, cioè individuare eventuali soggetti a cui naturalmente, rispetto ai quali ipotizzare, sottolineo la parola ipotizzare, una eventuale profilo di responsabilità, perché solo in questo modo sarà poi possibile anche svolgere l'attività istruttoria che sia congrua e adatta al numero e alla qualità degli eventuali indagati. Invece quanto tempo ci potrebbe volere per iniziare le operazioni, diciamo, di rimozione, di sequestro? Guardi, questo è una domanda a cui sto cercando di avere risposta attraverso i vigili del fuoco, che dovranno rivolgersi a delle loro strutture, perché appunto, come avete credo potuto vedere tutti, la cabina si trova in una posizione molto difficile e non è, con mezzi normali non è facile rimuoverla, quindi questo temo che non sarà un problema di poco momento, ecco. Però spero che il comando dei vigili del fuoco trovi una possibile soluzione. Insomma. I periti però la prima analisi la faranno lì. Anche per una ragione di tempistica io vorrei che facessero, insomma, un primo sopralluogo, perché intanto per rendersi conto del luogo in cui il fatto è avvenuto, e poi anche perché appunto altrimenti i tempi si dilaterebbero veramente eccessivamente. Avete già una data per il primo sopralluogo? La documentazione la acquisirete solo presso società o anche presso il comune? Presso tutte le, diciamo, gli enti che possono avere documenti di interesse. Incluso l'USTIF, per esempio. Incluso l'USTIF, quello che l'USTIF è uno degli enti a cui questi report, queste revisioni annuali devono essere inviate. Quindi, diciamo, sì, sono i destinatari di queste relazioni, ecco.
A noi interessa acquisirle, quindi. In questo momento quali documentazioni avete già acquisito? Cioè qualcuno vi ha già portato qualcosa? Avete già... Abbiamo la documentazione che abbiamo sequestrato presso gli uffici, perché avendo sequestrato gli uffici delle funivie è tutto quello che è contenuto lì. Solo quello al momento. Non è solo perché è già tanto. Grazie. Grazie, con questo buon io lavoro. Vi saluto, perfetto. Vi auguro buon lavoro, sì. E ci rivediamo quando... per Natale. Domani. Perfetto, benissimo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.